riportata su Ci tenevo, che strada. questo è un altro aspetto che interesserà molto i nostri telespettatori. Allora andiamo a vedere il primo servizio di questa puntata. Parliamo di motocross. Luca Dragotti, il nostro inviato, ci porta a San Giorgio del Sannio, dove si è disputata la prima prova del primo trofeo del Sannio. Vai, Dina. Questo è un tracciato provvisorio costruito appositamente per questa manifestazione dallo staff del Motoclub Motorsannio in prima persona da Enzo Gnerre. E il tracciato è carino, terreno senza pietre, molto, è stata una cosa simpatica. Poi queste manifestazioni all'interno del paese, praticamente della città di San Giorgio del Sannio, è stata comunque molto molto bella perché c'è arrivato tantissimo pubblico. E questa è la cosa bella, che praticamente possiamo con queste manifestazioni far vedere il nostro sport, che di solitamente si svolgono, cioè le gare si svolgono sui picchi di montagna oppure su piste inaccessibili per le persone normali, perché sai com'è, tra polvere e fango non tutti vengono volentieri sul tracciato. Quindi questa è stata un'ottima vetrina per il motocross, per il nostro sport. La pista era abbastanza impegnativa, parliamo di una pista indoor con tanti salti, molto scavata, perché oggi comunque ci sono stati molti piloti. Un po' di difficoltà in partenza, ho qualche doppiato e con qualche pilota forte della categoria superiore, però nella over 38 posso essere ancora un riferimento. Secondo te cosa distingue questa pista dalle altre? Ma sicuramente il fatto che sia tecnica, perché i salti sono ravvicinati e continui. Sì, è una pista abbastanza tecnica, bella, perché è stata creata qui in questo spazio di terra dove non c'era niente, hanno fatto questa pista. È stato molto impegno dell'organizzazione da parte di Vincenzo Gnerra, che si è fatto in quattro per fare questa manifestazione, e ha avuto anche un bel successo. Questo diciamo che è un circuito indoor, non outdoor, quindi non ci sono salite, discese, tutto pianeggiante con sequenze di salti più ravvicinati. Hai trovato qualche difficoltà? Diciamo il tracciato era bello, però al tempo stesso molto semplice, non tanto impegnativo. Un'ottima partenza, sono riuscito a spuntarla alla prima curva e poi è stato più facile gestire la gara. È stata una bella gara, organizzata bene, bel tracciato. Sono nuovo a questo tipo di manifestazioni, nel centro abitato è tutta un'altra cosa, la gente è più vicina e quindi ti dà più stimolo per fare bene. Hai sentito il calore della gente? Sicuramente, veramente un bel ambiente. Complimenti. Grazie. Vogliamo salutare Enzo Gnerra? Il patron di questa gara del Motoclub Motorsannio, purtroppo la stanchezza ha giocato un brutto scherzo e niente, nella prima finale ha avuto un piccolo incidente, però diciamo tutto, sembra che tutto sia a posto. In questo momento è in ospedale, quindi non posso fare altro che un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione ad Enzo e complimenti per aver organizzato questa manifestazione e questo tracciato.